Benvenuti alla palestra Cavina di Imola per questa seconda giornata di Serie Gold tra Pallamano Romagna e Bolzano. Abbiamo sentito in diretta problema tecnico con la cuffia. Dicevamo, Pallamano Romagna contro Bolzano, seconda giornata. Abbiamo letto, abbiamo sentito le presentazioni in tempo reale. Vediamo, intanto diamo il benvenuto in cabina di regia a Andy DJ, Roberto Zanzi, e in cabina di commento fa il suo esordio Rinaldo Ceroni, il pivot della Romagna attualmente indisponibile. Benvenuto Ronny, per tutti i Ronny. Buonasera a tutti, è una cosa nuova per me, spero di essere piacevole e gradevole all'ascolto. Vediamo l'attacco del Bolzano che inizia col primo possesso con Andrea Basic, lo scambio, il tiro ed è subito la rete. Dejan Turković che segna. Allora, attacco della Romagna con Chiarini, torna in campo Ivan Antic, dopo un lungo periodo è tornato in campo alla prima di ritorno a Cassano Maniago. Ora più stabilmente si è ripreso l'infortunio. Gli arbitri Gianna Merisi e Andrea Pepe. Ora Turković, Marco Panzic che è il secondo capocannoniere, secondo cannoniere del girone di Serie Gold. Udovičić, Panzic si butta in mezzo, la palla è per il Romagna che può partire con Rotaro Chiarini, palla per Ivan Antic che impatta dopo circa due minuti di gioco. Attacca Panzic al centro con Turković, esce Basic,
9 metri per il Bolzano. Ancora Panzic, 105 reti finora realizzate. Il tiro, il palo di Andrea Basic, riparte in Romagna in velocità con Rotaru. Chiarini il tiro, la parata, sfortuna di Hermones, e quindi può ripartire Turković. In velocità Turković allarga, vediamo l'arbitro che fischia invece il tocco della riga esterna, ferma poi il contropiede del Romagna con Amaroli che era già in porta. Allora Rinaldo Ceroni, il tuo primo commento di questi primi tre minuti di gioco. C'è una grande intensità nella partita, è partita con ottimi ritmi, subito molto veloci, e è tornato subito gol Ivan, un giocatore che ci è mancato molto, purtroppo per un infortunio sembrava stupido a un dito, è stato fuori tante partite, soprattutto nel momento per noi più cruciale. Speriamo che il suo ritorno ci aiuti. Ora intanto il tiro, la palla che esce, c'è la doppia deviazione, Ludovicic, il tiro, la palla esce alla sinistra di Redelli, che può far ripartire i suoi compagni. In velocità Rotaru, viene, si interrompe la sua corsa, c'è il fallo, quindi 9 metri, il fallo di Turković direi. Sì. Turković, Basic, poi vediamo anche in panchina al momento Gaeta, sono tre giocatori che all'anagrafe fanno 1980 e qualcosa, quindi molta esperienza per loro. Grande esperienza. Sicuramente. Ivan Antic, forte vantaggio dopo 4 minuti e 15, forte vantaggio suoi. Panzic, palla arriva, c'è rigore. Il rigore con 2 minuti per Di Domenico. Martin Di Domenico esce per il fallo su Francisco Umad, ovviamente Dejan Turković sui 7 metri, va per il tiro contro Martino Redelli, il fischio, cioè, la rete del pareggio. Cambio del portiere per il Romagna per provare a giocare in set. Gioca con l'ex player in questo momento, Domenico Tassinari, per mantenere in equilibrio l'attacco. Chiaramente questa soluzione comporta grandi rischi in caso di palla persa. Un errore può essere fatale, un gol molto semplice per gli avversari. Allora Amaroli rischia di perderla. Rotaru. Rotaru, poi la recupera. Ora Chiarini e Rotaru scambiano, prova a accelerare. La palla arriva da Amaroli. Che palla di Ivan. Non riesce a prenderla. Un passaggio non perfetto. Ora vediamo che in superiorità numerica, per la prima volta in partita, Turković scambia con Ludovicic. Marco Panzic, che non ha ancora scaldato il braccio, ora allarga l'ala, il tiro e la rete. Bel gol. Topolo. Il team Topolovic, 3-2 punteggio. Sei minuti esatti dall'inizio della partita. Un Romagna che arriva da una brutta sconfitta contro il Cassano Maniago. Sì, purtroppo una partita dove non c'è stata storia, dove i ragazzi non sembravano molto motivati, ma ormai è già un capitolo chiuso e quanto è inutile piangersi addosso. Speriamo stasera una bella prestazione. E Chiarini tira all'angolino basso. Chiarini che ha preso sempre più fiducia nell'ultima parte del campionato, è uscito, sta giocando bene sia in difesa che in attacco, dando una grossa mano alla squadra. Ora Panzic viene fermato.
il tiratore bosniaco, ora vediamo. Sicuramente il giocatore più pericoloso e forte che c'ha a Bolzano, e comunque anche molto giovane, 2002. Ha già anche una discreta esperienza, è appena arrivato, subito portato in doppia cifra la sua media di realizzazione. La traversa intanto di Ahumada può ripartire, la squadra arancio-blu. Con Antic, gira la palla su Rotaro, tre pari in punteggio. La Romagna dà comunque spesso la sensazione in questo inizio di campionato di essere allo stesso equilibrio, sullo stesso piano degli avversari. Poi alcuni momenti bella c'è giocata. Il crollo, ma in questo momento è Sam. Bella giocata con Antic. Dall'altra parte velocità. L'incrocio dei pali di Topolovet. Peccato, un rimbalzo sui piedi di Bandini. Sì, Romagna all'inizio partita spesso riesce a stare alla pari delle squadre, poi dopo l'esperienza fa la differenza, è inutile. Perché una squadra come il Bolzano, c'ha dei giocatori in campo che anche se l'età non sono più giovanissimi, hanno un sacco di esperienza che può fare la differenza. Ora la parata di Redelli, c'è il rigore però per il fallo su. Guarda bene! Due minuti. Anche due minuti? Non lo so. No, niente due minuti, solo rigore. No, due minuti per il fallo su Andrea Basic, ora ancora Dejan Turković. 7 metri ancora contro Martino Redelli. Ah, peccato. La toccata. Non è riuscito. Terzo gol per Dejan Turković, giocatore probabilmente più esperto insieme a Gaeta del Bolzano, sì. Azzurro, tanti anni, tante partite in nazionale, italiana. La bandiera del Bolzano, sempre la vita che gioca lì. Insieme a Mario Sporcic, che poi ora è passato da giocatore allenatore. Nelle vesti di allenatore. Ivan Antic prova a accelerare. Prova a ripetere il gol in precedenza, Dario Chiarini, parte velocità con il numero 22, Erik Udovičić, fischio un po' regalato forse questo pari, l'azione era già conclusa. Dopo il tiro di Udovičić, ora 9 metri per il Bolzano, 4 pari, quasi 10 minuti giocati. Una bella partita equilibrata. E Romagna appare molto concentrato questa sera. Panzic prova a cercare ancora Andrea Basic, ancora la parata di Redelli, ancora vanificata per un fallo. Andrea Basic, Turković chiama lo schema. Passivo, io per il Bolzano. Il braccio alzato dell'arbitro, la palla arriva Topolovec, il tiro, la deviazione, il tiro, buona difesa di Erik Udovičić. Ora provano lo schema e poi un rimbalzo sfortunato nelle mani di Panzic. Panzic riesce a intuire il rimpallo e la infila sotto i piedi. 5-4 punteggio, 11 minuti e 50 giocati. Scusate. Ora Antic, c'è la botta di una bella parata di Alex Rotaro, un'altra parata di Pedro Hermones. Intanto si prepara a entrare Massanti. Gregorio Massanti, un'altra pedina fondamentale dello scacchiere di Domenico Tassinari, fuori anche lui diverse settimane per un infortunio all'addome, abbastanza fastidioso. Panzic, tiro secco in diagonale dall'alto verso il basso. Una bella fucilata angolata. Marchio di fabbrica. Esatto, Romagna deve cercare di limitare Panzic quanto più possibile.
anche perché da quando è arrivato in Italia praticamente ogni partita la doppia cifra la raggiunge, quindi sì, è davvero un elemento fondamentale per Bolzano, che ora con Ahumada anticipa Chiarini, va fino in fondo Francisco Ahumada con le ripartenze. Ora c'è una palla persa e quindi il fallo ai danni di Zoe Mizzoni. Il problema è proprio questo, ogni tanto Bolzano ha preso questi tre gol di vantaggio, te cerchi di recuperarlo più velocemente possibile, purtroppo vai a fare peggio perdendo dei palloni in maniera sciocca, con semplici disattenzioni. Ora Panzic prova infiltrante, trova la rete di Andrea Basic, che segna la sua prima rete, esce intanto. Alex Rotaro, rientra il capitano Fabrizio Tassinari. Fabrizio Tassinari, nuovo asse dei terzini con Massanti, Tassinari e Antic che toccano la palla. In questo momento Antic prova ad infilarci, Massanti deve allargare, va all'ala, il tiro in pallonetto di Amaroli, a palla esce a lato del palo. Intanto per il Bolzano entra in campo Gaeta. 40enne Felipe Gaeta, uno che ha un'esperienza davvero infinita. Subito al tiro, commette infrazione di passi. Ora Massanti velocità, Tassinari sulla sinistra, Massanti al centro, è bloccato da due. Con Panzic c'è anche una differenza di fisica notevole. Altezza e larghezza davvero che imponente. Questo livello possono fare la differenza, anzi fanno la differenza. Esatto. Ora non solo in attacco ma anche in difesa, Romagna non trova uno sbocco, può ripartire Bolzano. Un'altra palla persa scomoda. La palla comoda per Basic, che però il suo pallonetto finisce, il cui pallonetto finisce sulla traversa. Grazie a Romagna. Andrea Basic, anche lui tante presenze in azzurro, anche tante presenze nel Carpi, sì, infatti, ai tempi in cui Carpi Romagna voleva dire giocarsi una semifinale scudetto. Anche Carpi Romagna Bolzano. Esatto. 6-7 anni fa. Vediamo la decisione arbitrale, due minuti giusto. Proprio a Felipe. No, a Zoe Mizzoni. È entrato da poco, giusto per giocare solo in difesa. In difesa, fallo contenitivo, ma l'arbitro ha fischiato 2 minuti, quindi superiorità numerica in questa occasione, sul meno 4 per il Romagna. Vediamo cosa prepara il Romagna per attaccare. No, sfondamento, fischiato ai danni di Massanti. Con la palla che era finita in rete. Fischio discutibile forse, però ormai non si può tornare indietro. Peccato, perché anche Bolzano gioca con l'extra player. La palla intanto all'ala. L'errore di Topolovic. Attacca il Romagna col capitano Fabrizio Tassinari. È da più di 5 minuti che non riusciamo a trovare il gol. Bisogna trovare una soluzione.
Ora ci prova Antic a trovare Mohamed Sam, ma c'è l'intercetto della difesa. Neanche con la superiorità numerica la Romagna è riuscito a... troppa fretta in attacco per il Romagna ad andare a concludere, non solo a segnare ma anche a concludere. Ora Panzic sulla sinistra si accentra, c'è un vuoto in difesa, Redaelli tutto campo, sfiora il palo, peccato. Vede chiaramente la porta sguarnita appunto per l'extra player, non indovina la giocata, era giusta, peccato per la conclusione fuori dalla porta. Ancora Udovicic scambia con Panzic, sono 3 metri liberi davanti a lui, vediamo, l'arbitro fischia, sponda in attacco, fondamento di Basic per Bolzano che non può andare, vediamo dalla sinistra, Mazzanti girano, torna indietro da tassinare, ancora Mazzanti, è comunque duro trovare un varco e segna. Bravo, bel gol di Mazzanti, una bella penetrazione. Si sblocca. Dopo 18 minuti e diversi minuti senza realizzare. Quasi 8 minuti senza gol per il blackout che potrebbe essere determinante, perché 4 reti a recuperare a una squadra come Bolzano non è semplice. Ora Panzic va da solo, colpisce il palo ma la recupera ancora Umada, ancora Panzic, vuole segnare e segna, e alla fine segna la sua terza rete. Vediamo l'arbitro fa ripetere la rimessa. Una sosta natalizia che può servire a Romagna per riprendersi soprattutto a livello mentale da una prima parte di campionato particolarmente dura. Sì, è stato un campionato difficile, è un campionato difficile, sicuramente la poca esperienza non aiuta. La squadra sta crescendo, ha avuto anche un po' di sfortuna perché tanti infortuni. 2 partite che hai pareggiato, che potevi vincere, purtroppo non sei riuscito a vincerle, quindi sicuramente non aiutano neanche per il morale, ma il campionato è molto lungo, sapevamo che sarebbe stato difficile. Contropiede intanto De Bolzano con Panzic. Bella difesa di Antic. L'arbitro fischia il fallo, Ivan Antic. Doppio cambio in difesa per il Romagna, dove entrano Rutaro e Chiarini al posto di Tassinari e Mazzanti. 5-9 il punteggio, poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo. Dicevamo 2 pareggi contro Campus Italia e Rubiera, che potevano essere che 2 vittorie. Decisi negli ultimissimi secondi con Romagna che ha sprecato l'ultima occasione proprio allo scadere in entrambe le occasioni. Ora il tiro angolatissimo di Erik Udovicic che segna la sua prima rete. Doppia cifra per Bolzano che ora recupera palla, ma c'è il fallo. Fallo di piede per di Mizzoni. Un altro che in quanto a statura e a larghezza non è meno di non ha niente da invidiare a Panzic, infatti è una coppia di centrali difensive davvero imponente. Ora vediamo i 2 però, vediamo l'ammonizione. Intanto nelle file del Romagna è cambiato il portiere, è entrato Mandelli al posto di Redaelli. Samuele Mandelli in campo. Ora Rotaro, Tassinari, Antic prova a penetrare, Rotaro viene trattenuto, scambiano un po' tutti al volo, ma poca concretezza nei 9 metri con il muro difensivo che fa paura e
e impedisce una trama normale, uno schema normale del Romagna. In campo anche Jonas Rossignoli col numero 15 all'ala sinistra. Panzic si alza, non può nulla, quota 4 per il tiratore bosniaco. Ora Tassinari prova il varco, la palla, arriva a Bandini, c'è la parata di Hermones su Bandini. Pedro Hermones. 8 minuti esatti alla fine del primo tempo. Rossignoli che scambia con Udovic. Panzic. Il tiro di Mizzoni, la palla in tuffo da pivot, la palla è fuori. Può ripartire Mandelli con Rotaru, esce Antic, entra Chiarini. Cambia di nuovo il tridente di terzini del Romagna. Esce anche Bandini, Bandini per Di Domenico. Per Martin Di Domenico. Ora Chiarini, Tassinari, Rotaru, prova ad andare in velocità, Amaroli, trova la rete. Vuole scalare del Romagna. In un modo o nell'altro, la palla entra. 11-6 per Bolzano, 7 minuti da giocare. Primo gol dall'ala per noi, primo gol per il Romagna dall'ala dopo averne sbagliati 3. Panzic prende la rincorsa. E quando fa questo movimento è davvero difficile da tenere, molto spettacolare da vedere come spettatore, ma per la difesa sono dolori. Ora Chiarini prova a centrarsi, Rotaru prova il varco, c'è la deviazione, muro di Mizzoni, che gli mette le mani e il braccio. Esce Basic, entra in campo Turković. Turković al centro, poi c'è Felipe Gaeta. Anche Panzic si in panchina. In panchina per Panzic a recuperare fiato dopo 14 minuti in campo, conditi da 5 reti. 24 minuti in campo. 24 minuti. C'è il palo. Palo. Ma c'è il fallo. Ah, ha tolto la palla da dentro l'area, l'arbitro era lì. Dopo il palo di Udovic. Questi sono errori, disattenzioni che costano sempre caro alla fine. Nonostante le proteste del pubblico di casa, ora intanto il tiro di Turković. C'è la parata di Mandelli, bella parata. Grande intuito di Mandelli. Ora parte contropiede, poi neanche tanto contropiede. C'è la parata dall'altra parte di Hermones su Chiarini. Tiro un po' scolastico. Ha trovato il varco. Ha trovato anche il portiere. Per una volta senza la difesa davanti, senza il muro alto davanti, ci ha provato, ma Hermones sta confermando quanto di buono si dice di lui. 6 vittorie consecutive nelle ultime 6 per il Bolzano, che era partito non al meglio in campionato. Intanto bella parata di Mandelli, ma sul rimbalzo purtroppo Mizzoni punisce di nuovo. Entrato in campo per Albertini al posto di Amaroli. Forse vorrà dire anche un cambio di difesa, non è detto, però staremo a vedere. Dicevamo, il Romagna ora che rischia di pasticciare, c'è già il rischio di farlo passivo. Romagna in questo momento è fuori dalla partita mentalmente, c'è il contropiede di Francisco Umada. Per quanto fatto bene nei primi 10 minuti dove abbiamo tenuto testa, non si può dire degli ultimi 20, la stessa cosa purtroppo. Ora però c'è da tenere alta la testa, perché sì, Bolzano
non è una squadra che rallenta, è una squadra che va fino in fondo a giocare allo stesso ritmo. La palla ritmo. Di Bizzo, un bel gol. La rete di Di Domenico. Martin Di Domenico, segna anche lui la prima rete. Per Romagna 2 per Antic, e Dario Chiarini e Sam Mazzanti, Amaroli, Di Domenico, una rete a testa. 3 minuti e spiccioli da giocare. Sporcic mette in campo anche Jonas Valker come centrale, scambia con Turkovic in questo momento, la palla dietro la schiena, c'è la rete di Rossignoli. ...15-7... rischia di perdere ancora. 6 vittorie nelle ultime 6 per il Bolzano, che dicevamo è iniziato il campionato non al meglio, ma tra recuperi e turni intersettimanali nelle ultime settimane si è riportato lì dove compete, cioè nelle prime posizioni. I giocatori ce li ha, magari non ha una rosa lunga come possono avere altre squadre, ma i primi 7 sicuramente possono dire tranquillamente la loro contro chiunque. Entrato in campo Omar Bukris come pivot in mezzo all'attacco in questo momento, guidato da Tassinari. 2 minuti all'intervallo, Antic accelera, tira la parata. Altra parata di Hermones. Sicuramente tra i migliori dei suoi. Time out per il Romagna. No. Time out. No, la palla scalava in attacco il Bolzano, quindi penso che sia stato chiamato dal Bolzano. Mi pare l'indicazione dell'arbitro, forse verso Bolzano. Poco cambia, 1.52, 15-7 il punteggio per il Bolzano. Fin qua il Romagna può salvare circa 11 minuti della propria partita. La differenza la fanno gli errori e si può dire che Romagna ne ha fatti molti di più che il Bolzano, soprattutto con tante palle perse, tutti i tiri sbagliati. 3 reti per Turkovic, 5 per Panzic, 2 per Ahumada, questi i principali marcatori per il Romagna, appunto Antic con 2, è quello con più reti segnate, tra l'altro le prime 2 della partita del Romagna. Anche Antic deve ritrovare chiaramente il ritmo partita dopo circa un mese fuori. Quasi 2 forse, un mese e mezzo. Deve ritrovare il ritmo, la condizione e anche la mentalità per affrontare certi tipi di avversari. Ora in campo anche Gollini insieme a Bukris per la difesa. Vediamo l'arbitro falla in attacco, fischia l'attacco in attacco a Mizzoni. Uno e 20. Antic si butta. Ottima difesa di Gaeta. Di Felipe Gaeta. È il giocatore con più titoli vinti ancora in attività. Come statistica, anche perché ha 40 anni e ha sempre giocato in squadre di altissimo livello. Ora si prova a tuffare, prova il tuffo Albertini. Albertini almeno conquista la palla. 40 secondi alla conclusione, sempre in anticipo la difesa, c'è la rete. Il capitano. Intanto di Fabrizio Tassinari. Anche lui sporca il proprio tabellino. 15-8, ultimo possesso probabilmente della prima frazione con Walker, scusate, in attacco. Turkovic, Walker, 12 secondi. Turkovic non tira. C'è la parata su Gaeta,
Di Mandelli prova il lancio lungo per Di Domenico, ma il finisce qua con il recupero difensivo proprio di Turković. La parata finale di Mandelli, si ferma negli spogliatoi sul 15-8 per il Bolzano ai danni del Romagna. Un brevissimo commento su questo primo tempo, Rinaldo Ceroni. La partita è indirizzata, cioè ha preso dopo i primi 10 minuti dove è stata equilibrata, Bolzano ha preso il sopravvento perché sicuramente sta giocando molto meglio e soprattutto sbaglia molto meno. Si vede che è più pronta, è più squadra, è più matura, ha molta più esperienza e questo fa la differenza. Andremo a vedere nel secondo tempo se il Romagna rialzerà un po' la testa per provare a rimettere in carreggiata la partita. Dalla palacavina di Imola è tutto per il primo tempo, Bolzano 15, Romagna 8, rimanete con noi, con i nostri amici sponsor.
Bentornati alla palacavina di Imola per il secondo tempo di Pallamano Romagna, Bolzano, 15-8 il punteggio per gli ospiti, che hanno trovato una rete per Topolovec, 3 per Turković, 5 per Panzić, 1 per Bažić, 2 per Ahumada, 1 testa per Missoni, Udovičić e Rossignoli. E Romagna un tabellino molto più semplice, con 2 reti per Antic, 1 rete a testa per Chiarini e Sam, Mazzanti, Amaroli, Di Domenico e Fabrizio Tassinari. Tutto pronto per questo secondo tempo. In Romagna attacca verso sinistra dello schermo. Rinaldo Ceroni in tribuna per un infortunio, intanto non te l'ho ancora chiesto come i tempi di recupero quali sono. I tempi di recupero dovrebbero essere abbastanza brevi, dovrei tornare per gennaio, per già l'inizio campionato contro i Brixen, spero di esserci, è solo una prevenzione di sicurezza, c'è un piccolo stiramento che si deve ancora rimarginare completamente, e la sosta natalizia viene incontro con le tempistiche, diciamo. Stavamo parlando durante il primo tempo, ricordando i tempi delle semifinali scudetto. Contro Bolzano in Romagna ha giocato entrambe le semifinali storiche per la squadra romagnola, e nelle partite in casa almeno diede da il filo da torcere. Tu eri in campo, che ricordi hai brevemente chiaramente di quelle partite? Ho dei bellissimi ricordi dal punto di vista umano, ma brutti dal punto di vista di gioco, perché è sempre stato la bestia nera per il Romagna e il Bolzano, sempre stato uno squadrone, fra cui un anno, che l'anno che ci batté vinse anche lo scudetto, quindi almeno quello, e c'erano già ai tempi nella squadra dei due giocatori presenti questa sera, che sono Gaeta e Turković. E Sporcic, che sì, adesso fa l'allenatore. Si è trasformato in mister. Con degli ottimi risultati, mi sembra. Esattamente. Ora, dopo la rete di Panzić in apertura, il Romagna col capitano, anche lui in campo in quelle partite, Fabrizio Tassinari, tanto la rete di Mazzanti. Dal gol di Mazzanti in elevazione, sul secondo palo. Il punteggio. In Romagna non deve aver paura di fare queste giocate, di provarle. Ora Gaeta, Panzić. Girano la palla chiaramente senza alcuna fretta. Il tiro alto questa volta di Panzić. Ci ha messo diversi minuti inizio partita a prendere confidenza, il primo, diciamo, tiro, a prendere le misure delle porte del Romagna. Ora intanto Ahumada ruba palla, va fino in fondo, però tira alto e largo sopra la traversa di Mandelli. Occasione sprecata, una delle poche del Bolzano. Dall'altra parte Antic. Ivan Antic. Buon inizio per il Romagna. 2-1 il punteggio in questa ripresa per i padroni di casa, che sono però meno 6 nel computo generale. Prossimo turno, il terzo del girone di ritorno, a Bressanone. Una grossa favorita alla vittoria dello scudetto. Esattamente, intanto la rete di Turković. Ian Turković. Quarta rete personale, rischia di perdere la palla, poi c'è il fallo. La prossima giornata è il 14 gennaio a Brixen.
E ricordiamo, anticipiamo anche agli ascoltatori del Romania che la gara contro Raimon Sassari è stata posticipata il giorno dopo, il 22 gennaio, domenica 22 gennaio. In casa, chiaramente alla Palacavina, qua a Imola. Ora c'è il fallo di sfondamento fischiato a Gregorio Massanti, che ora ritorna in difesa. Pandic contro Bukris. Bella difesa, lo ferma. Bukris lo blocca sui 9 metri. Non è stata accolta favorevolmente la fischiata precedente, intanto Panzi. La giocata un po' goliardistica, trova anche il gol. 18-10. 3-2 il punteggio in questa ripresa per il Bolzano. 5 minuti giocati. Romania che comunque, a parte una decina di minuti nel primo tempo dove ha mostrato di avere le idee un po' confuse, soprattutto in attacco, non ha finora ceduto le armi, sta giocando comunque a testa alta contro una singola squadra, una squadra che si giocherà fino alla fine le sue chance per lo scudetto. Intanto Omar Bukri, dopo un bel passaggio di Massanti. Una bella giocata, una bella collaborazione per il Romagna. Finisce quindi questo 2022 agrodolce per il Romagna, in quanto nella prima parte si è registrata una promozione clamorosa, forse insperata, ma comunque strameritata l'anno scorso dalla 2 alla 1. E quest'anno però un avvio di campionato molto difficile, sicuramente non da sogno per la squadra di Domenico Tassinari, con il dazio del salto di categoria. Ora intanto Di Domenico, traversa piena, ottima azione ancora di Mazzanti come assist man dall'altra parte. Vediamo la decisione arbitrale, sicuramente i 2 minuti per lo stesso Di Domenico. Va a chiedere scusa dopo il fallo in contropiede. Bel fallo, non vengono accettate molto volentieri tali scuse. Forse un fallo dovuto al nervoso di aver sbagliato il tiro. Deve aver sbagliato. La rete di Ahumada. Extra player per il Romagna, dove sale Bandini al posto di Domenico appena espulso. Terza rete di Francisco Ahumada. Ancora meno 8 per il Romagna. Assente anche, oltre al qui presente Cerone, anche lo Cicero e Amir Bukris, oltre a qualche giovane. Ricordiamo, a proposito dei giovani, che questa settimana ci sarà qua al Palacavina la tappa dell'Under 21. La tappa dell'Under 20, yes, Under League, 20. Che vede tra le altre appunto impegnata anche in Romagna. 21, 22, 23 dicembre, appuntamenti chiaramente tutti in diretta. Passivo per il Romagna che dovrà trovare. Deve tirare sicuramente Antic, si prepara a saltare, va ora il tiro alto, chiede il fallo, l'arbitro non è dello stesso parere. Nulla di fatto. Antic per Turković. Si cambiano le posizioni, Felipe Gaeta, Turković. Prova a accelerare la palla direttamente all'ala, c'è la parata di Topolovic, la parata di Redaelli, di Martino Redaelli.
che esce subito per l'extra player. Con Albertini che entra in campo, si prepara intanto il Pio Tassan, che era partito un po' sottotono, forse anche per la mancanza della conoscenza della lingua e diverse cose, ma si sta integrando molto bene con la squadra, il pivot Mohamed Essam, classe 2001. Tanto la rete di Bandini in tuffo. Bel gol di Bandini dall'area. Al nono minuto. Dicevi Mohamed Essam, che condivide con te il ruolo di pivot. Sì. Una bella possenza fisica, forse sì. Appunto è partito anche con poco, forse con la mentalità ancora da crearsi. Sì, per poi lui è la prima esperienza all'estero e viene da una pallamano completamente diversa. Si vede, all'inizio si capiva, adesso si sta integrando lentamente, molto bene secondo me. Anche a livello di conoscenza della lingua, buoni progressi, il tiro intanto sono i 7 metri. Rigore per il Romagna. Tanto in difesa proprio Essam e Gollini vanno a posizionarsi. Ivan Antic contro Pedro Hermones, tira la rete. Quarta rete personale, dipenderà molto anche dalle reti di Ivan Antic in questo giro di ritorno e soprattutto nei play-out il destino del Romagna. Sì, come si è sentita la sua assenza nelle partite precedenti, dovrà far sentire la sua presenza nelle prossime partite. Ancora Panzic. Tocca solo con la mano Redelli. Panzic, quota 9, in prossimità della doppia cifra. Bandini colpisce Hermones e quindi il vantaggio del Bolzano resta di più 8. Non sono certo queste le partite che Romagna deve vincere forzatamente. Assolutamente no. Comunque no. Fare una bella prestazione serve per il morale della squadra, per sicuramente. Il morale. Ora la parata di Redelli su Turković ne è la dimostrazione, per prendere anche fiducia nei propri mezzi, perché le sconfitte fanno male. Intanto Mohamed Essam. Bel passaggio di Tassinari, bella conclusione di Mohamed Essam. Torna in campo Basic. Dopo parecchio tempo come pivot. Ora Panzic si butta. Cioè, da pulire il campo sicuramente. Ci pensano alcuni giocatori coi piedi, ma l'arbitro interrompe il tempo. 12 minuti giocati. Ronny cambia poco rispetto alla fine del primo tempo, forse in Romagna è comunque sicuramente partito meglio della fine, è più lì, anche se il Bolzano ha allungato di uno o due gol in più, però dai, sicuramente la squadra è un po' più concentrata rispetto alla fine del primo tempo. 6 pari il punteggio in questa ripresa. Ora la parata su Gaeta, ancora di Martino Redelli. Una bella serie di parate per Martino in questo periodo. È tornato in campo dopo la sostituzione, convinto, concentrato, e in questo momento sta facendo la differenza. Entra in campo Tondini, un giovane del Romagna. Classe 2005. Molto giovane, promettente. In campo anche Fioretti. Anche lui, classe Mancino. 2000. Prova, rischia però perdere la palla Fioretti.
contropiede, c'è un intervento che verrà sicuramente sanzionato. Vediamo. Questo è forse rischia il rosso. Probabilmente cartellino rosso. No, alla due fine minuti. Solo due minuti. Anche se involontariamente va a far fallo, il due minuti era inevitabile in questo caso. Sempre Umada, poveretto, a ricevere i falli più brutti della partita. Un po' scocciato, forse anche giustamente. Esatto. E segna comunque la sua rete numero 4. Nelle ultime due reti ha causato due esclusioni per due minuti. Ho ottenuto tutto il massimo che potevo ottenere. Fortunatamente, senza chiaramente per lui non si è fatto alcun tipo di guaio fisico nello scontro. Ora Bandini, extra player ovviamente per il Romagna, che non può concedere un uomo in attacco a questo Bolzano. Tassinari e Sam rischia di prendere la palla su Panzic. Molto aggressivo Panzic, ma diciamo. Il tiro di Tassinari sotto mano, il tiro tutto campo, ma è rientrato in tempo Redelli, non riesce ad agguantare la palla, quindi può ripartire la squadra ospite. Tiro e la rete, Erik Udovičić. Seconda rete per Erik Udovičić, più 9. Ora un tiro altissimo, ma c'è il fallo. Tiro forzato. Fioretti e Bertini, Tassinari. Vediamo la palla persa, c'è l'arbitro che fischia, interrompe il gioco. Palla per Panzic, Turković. Si alza, poi commette infrazione di passi. Marco Panzic, che è arrivato a quota 9, non ha ancora segnato. La doppia cifra, 15 esatte alla fine. Esce Ivan Antic. Torna in campo Tondini dopo l'esclusione. Che ha ricevuto l'esclusione dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo, dal suo primo ingresso. E un altro cambio per il Romagna con Di Domenico che torna in campo al posto di Bandini. Bella palla di Tassinari per Albertini che purtroppo non riesce. Il sinistro di Albertini è parato ancora da Ermones. Panzic va in elevazione, a parata di Redaelli. Vediamo l'arbitro, la decisione arbitrale. È un problema questo per il Romagna. Non... Purtroppo un sacco di rimbalzi molto semplici da catturare, sempre in mano agli avversari. 7 metri, ancora Dejan Turković contro Martino Redelli. C'è ancora la rete. Meno 10 per il Romagna, che attacca con Tondini e Tassinari. E Sam, la difesa sempre molto dura. Ora di Turković su Tassinari. Terzo rigore di Turković in partita. Rischia di perdere la palla di mano ora. Piede. Tassinari, vediamo il colpo di piede della difesa. Mizzoni con il piede. Tempo fermo per la pulizia del campo. Più 10 per il Bolzano, 13 minuti dalla fine. Rinaldo Ceroni
Romagna che ha questi 13 minuti per comunque per uscire una testa alta, non crollare brutalmente, che è una possibilità nella palamano quando non ci si crede più, ma anzi quello di far vedere di non valere il meno 10 e cercare di ridurre un po' lo svantaggio. Ma l'importante è uscire, cioè cercare di fare il meglio possibile con i propri mezzi, pochi errori, cercare di costruire al meglio le azioni. Ora Fioretti si eleva in maniera imponente, però tira fuori, sfiora il palo. Quindi può ripartire Bolzano, meno di 13, esce Mizzoni. Entra di nuovo Jonas Walker. Udovicic, Turković, a palla larga, ma non ci arriva proprio Walker. Quindi può ripartire Redeglio, Fioretti, Tondini. Torna in campo Rotaru. Rotaru al posto di Tassinari, viene bloccato da Mizzoni. I 12 metri di Rotaru. Non ha cambiato molto, perde la palla poi Romagna nello stesso modo degli avversari. Ora Sam anticipato, intercettato, ma arriva la rete. De Bolzano è ancora Francisco Ahumada. Terzo rosso, terzo due minuti per Di Domenico. Espulso Martin Di Domenico. E ancora Umada, ancora due minuti e gol. Un cecchino. 25-14. Tripla esclusione per due minuti per Martin Di Domenico, che si accomoda, se così si può dire, in tribuna senza maglie. E per due minuti Romagna in inferiorità numerica. Si sta scaldando anche Rafael Rottensteiner, il secondo portiere di Bolzano, che probabilmente Mario Sporcic metterà in campo per gli ultimi 10 minuti della partita, molto probabilmente. Al dare posto spazio a tutti, di uno dei protagonisti assoluti, perché se Marco Panzic è già a quota 9, lui ha fatto più di 9 parate. Hermones è stato determinante lungo tutta la partita. Ora Antic con una finta manda fuori giro la difesa, ma poi c'è il fallo. Di nuovo con l'extra player fuori Redelli, Robertini e Rotaru scambiano ora con Bandini. Ancora l'intercetto e il tiro di Andrea Basic da metà campo. Questo è quello che può succedere con l'extra player, una palla persa, può stare un gol facile facile. Seconda rete di Andrea Basic. 26-14, come stavamo parlando circa poco meno di 3 minuti fa, è importante non crollare nel gioco e nella mente negli ultimi minuti, perché Bolzano di sicuro non arretra di un centimetro. La propria intensità può cambiare gli uomini in campo, ma l'intensità sarà quella fino alla fine. E infatti Jonas Rossignoli segna la sua seconda rete e porta sul più 13 il punteggio, un divario che ora comincia ad assumere contorni preoccupanti, non tanto per la partita, per il morale, ma per il morale della squadra, che poteva chiudere sicuramente meglio. Ora c'è intanto il fallo di Antic.
Paolo Di Ruttaro che poteva... Ruttaro, scusate, sì. Allora, lo stesso Ruttaro che segna, che va a segnare la sua prima rete in partita. Ruttaro, Mazzanti, Chiarini, che sono insieme al capitano Tassinari, sono tra gli artefici, tra i tiratori artefici della promozione l'anno scorso, che quest'anno chiaramente col salto di categoria stanno facendo molta fatica. Sì, ancora Umada intanto. Per quanto l'anno scorso c'è stato un anno fantastico per il Romagna, sopra le aspettative probabilmente, con un risultato quasi inaspettato, quest'anno è molto più dura, il livello è molto più alto, e con l'innesto di due giocatori non è stato sufficiente per trovare la salvezza, diciamo, senza bisogno dei play-out. 15-29. Ora Mazzanti, Antic, Ruttaro, finta di corpo, Mazzanti viene trattenuto, il tiro di Ruttaro è fuori di pochi centimetri sopra la traversa e in campo proprio Rafael Rottensteiner, che dà il via all'azione e Bozzano può doppiare il Romagna in questa azione. A 8 minuti meno qualche spicciolo dalla fine della partita, un silenzio quasi tombale qua al Palacavina. Detto fatto, intanto Mizzoni segna la rete numero 30, sono 15 gol della Romagna. In campo Gollini anche in attacco, non solo in difesa, adesso il cambio con Mohamed. Filippo, che l'anno scorso anche lui ha dato un grosso contributo alla promozione del Romagna, soprattutto lavorando in difesa e alle finali posso dirvi che ha dato il meglio di sé. È stato un uomo determinante, un faro al centro della difesa. 7 metri intanto per Ivan Antic contro Rottensteiner. E c'è spazio anche per Leonardo Trevisioli. Intanto il tiro e la rete di Antic, secondo rigore della sua serata, sono 5 reti per lui. Ci sarà tempo fino al 14 gennaio per mettere allenamento e fiducia in se stessi per questa squadra. Dovrà cercare risorse importanti dentro di sé ogni giocatore. Trevisioli intanto entra e segna. Segna subito dall'ala. Anche a livello giovanile, come Vivaio, Bolzano, è niente male. Intanto Bandini, seconda rete per lui questa sera, riduce a meno 14, 5:40 a giocare. Trevisiol taglia, c'è il fallo, direi un altro 7 metri su Mizzoni, che si gira bene e ottiene un rigore sul taglio di Valcher, che direi che sia proprio della palla per tirare dai 7 metri. Jonas Valger contro Mandelli. Brutto rigore. Forse proprio l'emozione. La palla esce alta.
5 minuti esatti alla fine dell'ultima partita. Bella palla di Lotaro per Goldini. Dell'ultima partita di questo 2022, meno 13 contro Bolzano. Palla Walker, che forse non si è ancora ripreso mentalmente da rigore sbagliato. Bandini va in contropiede. Va il contropiede del Romagna, seguito bene, pulito, veloce. Seconda rete personale, seconda rete consecutiva. Esatto, terza personale per Bandini, che riduce a meno 12 il divario tra le due squadre. Meno di 4 alla fine, tira la parata. Bella parata di Mandelli. Recupera Mandelli, che poi subisce fallo, fa ripartire Romagna. Prova ad andare fino in fondo Rotaro. Viene spinto in campo Antic, Rotaro e Massanti. Sulla carta un'ottima asse di terzini. Sì. La speranza per i tifosi e per la società del Romagna che dalla carta si tramuti al campo davvero in risultati. Il tempo per crescere c'è. Le partite da vincere non sono queste. Rotaro che arriva dalla fine della stagione con un grave infortunio alla spalla. Sì, un grave brutto infortunio che l'ha tenuto fuori per molto. L'ha tenuto fuori per diversi mesi. Ora intanto segna, diamo i due minuti a Elik Udovičić. Rotaro intanto segna la seconda rete. Tempo fermo, 3 minuti alla fine, uomo in più per il Romagna. Meno 11. È entrato in campo anche Panzic, forse per trovare la decima rete, speriamo di no. Per il Romagna. Ora Walker. Vediamo Massanti che prova a uscire proprio su Panzic, che non va al tiro, la palla ancora Walker. Bel recupero di Massanti. Massanti, tiro a porta vuota di Dario Chiarini, che segna il meno 10, seconda rete personale, 2-20. 2-20 alla fine. Diciamo che magari fuori dalla doppia cifra potrebbe essere una sconfitta abbastanza onorevole. Tanto c'è la rete di Gregorio Massanti. Bel gol, non così facile. Gregorio Massanti che alza la parabola dalla propria area senza portiere, però riesce a indovinare i pali. Ora ci prova anche Redelli, ancora fuori. Stesso tiro di prima purtroppo. Come nel primo tempo. 22-31, 1-40, 1-35 da giocare. Panzic. Vediamo il tiro e questa volta c'è la rete di Jonas Walker. Vai Alex! Tiro sbagliato di Gollini. Sbaglia il tiro, il pivot Filippo Gollini, manca con una girella. Meno di un minuto alla fine. Prende il palo e non riesce a riportare Romagna sul meno 9.
mentre dall'altra parte Panzic segna la decima rete, il più 11 per il Bolzano. Trova la rete, 40 secondi più 11 in 10 secondi, due reti che hanno riportato in doppia cifra il vantaggio degli ospiti. Massanti, Ivan Antic, il tiro alla parata, c'è il lancio lungo per Trevisiol, la parata sul contropiede a una mano di Redelli che conclude una prova tutto sommato positiva, non è eclatante, sicuramente nel secondo tempo un'ottima partita. Ancora Trevisiol, traversa, vediamo che c'è un giocatore a terra, speriamo nulla di che. Ivan Antic e gol sulla sirena per il Bolzano. Il numero 3 sempre Trevisiol. Gennaio 34-22, quindi finisce la partita con la vittoria della Bolzano, più 12, Rinaldo Ceroni. Sicuramente un commento. Secondo tempo migliore rispetto al primo, una partita purtroppo mai stata in discussione, si è vista la differenza fisica, l'esperienza, tante gli errori fatti hanno fatto la differenza. Ok, quindi ricordiamo che dal 21 al 23 dicembre ci sarà la tappa qua al Palacavina di Imola della Under 20 nazionale, ci sarà la seconda tappa eliminatoria, con ovviamente tutte le immagini in diretta, un servizio di diretta streaming offerto dalla Palamano Romagna. Finisce quindi 34-22 per il Bolzano. Un ringraziamento a Rinaldo Ceroni, buona la prima, il commento tecnico. Spero di essere qui il meno possibile perché vuol dire che sono in campo, altrimenti tornerò molto volentieri a fare due chiacchiere con te, Carlo. Ricambio. Buone feste a tutti. E auguri a tutti gli amici di Bolzano, tutti gli amici e i fratelli del Romagna, da Carlone Dall'Aglio, Rinaldo Ceroni, dalla regia di Roberto Zanzi, un saluto dalla Palamano Romagna.